Cari amici del Caffè Biblico, buongiorno. Nel mio condominio qualche giorno fa sono venuti gli operai per riparare l'ascensore. I lavori sono proseguiti per 2 giorni intere, creando non pochi disagi, specie per tutti coloro che abitano ai piani superiori. Vicino all'ascensore hanno messo un cartellino come questo. Al termine dei lavori gli operai lo hanno dimenticato, l'ho raccolto e rileggendolo un pensiero è salito alla mia mente. Anche noi, alle volte, andiamo fuori servizio. I motivi sono svariati. C'è una parola inglese che riassume quanto sto dicendo. Burnout. Si tratta di una sindrome legata allo stress da lavoro eccessivo, che porta il soggetto all'esaurimento delle proprie risorse psicofisiche, con manifestazioni di sintomi come apatia, nervosismo, voglia di mollare tutto, ricerca di un riposo che fatica ad arrivare. Ma la parolina scritta sotto il cartellino ci può dare una grande boccata di ossigeno. Manutenzione, parola interessante, che può offrirci una soluzione quando finiamo fuori servizio. I lavori del nostro ascensore erano legati alla riparazione delle corde di sostegno della cabina, lavoro fatto per prevenire eventuali incidenti. Insomma, una manutenzione straordinaria dopo tanti anni di servizi. Bene, il parallelo è facile. Possiamo anche noi prendere un periodo di riparazione per curare il nostro corpo e la nostra mente? Direi che è proprio necessario e talvolta è urgente. È auspicabile che lo facciamo proprio per essere poi di aiuto a chi ci sta vicino o chi ci sta intorno. Il modo migliore per riprendere le forze è andare alla fonte dell'energia, a noi necessaria per affrontare ogni giorno impegni, fatiche e responsabilità. E quale può essere, cari amici, questa energia? Beh, andare alla sua preziosa parola e dirigere i nostri passi verso il suo autore, Dio stesso, ci offre gli strumenti più corretti per compiere una buona, corretta e specifica manutenzione. Nella Bibbia ci sono molti spunti per un incoraggiamento di vigore, di riposo, di nuova energia. Ne cito uno fra i tanti. È scritto nel libro di Geremia, al capitolo 29, dal verso 11 al verso 13, e dice così: «Infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore e io mi lascerò trovare da voi», dice Dio. Vi ricordo che Dio è un padre, perciò non c'è nulla di più bello che appoggiarsi a Lui con fiducia, sapendo che in quanto padre Lui farà sempre il meglio per noi. Ci darà l'aiuto necessario per una manutenzione in tutte le aree della nostra vita, una manutenzione efficace e puntuale. Il Signore vi benedica.